speciale Sanremo. I protagonisti, le canzoni, gli ospiti, le interviste, i collegamenti del Festival della Canzone Italiana. Su Studio 90 Italia, solo musica italiana. E buongiorno, buongiorno a voi tutti, mi fa molto piacere che questo sabato, un sabato con un rush finale per quanto riguarda Sanremo, buongiorno da Gino Astorina, qui a Studio 90 Italia si parlerà delle esclusioni, non solo delle esclusioni, ma di chi organizza il Sanremo e la possibilità di poter entrare in per quanto riguarda protagonista a Sanremo. Con chi ne parleremo? Con Paola, perché Paola si trova proprio lì nella Riviera Ligure. Ma prima ascoltiamo qualcosa e poi immediatamente dopo il buon Carmelo ci farà un bel collegamento con la Riviera Ligure, di preciso con Paola. Ci siamo, Paola, vediamo di ripristinare questo collegamento, anche se buongiorno. Ma Paola, io ho l'impressione che tu, nonostante le ore piccole che hai fatto ieri sera, forse non sei andata a letto perché sei pimpantissima. Io sono nata pimpante, continuo ad esserlo, poi quando sento te, Gino, non posso che essere pimpante. Ma che sei bella, che sei bella, tu riesci ad essere il mio zucchero mattutino. Come va? Allora, chi hai? Allora, finalmente a Sanremo c'è il sole, ieri è piovuto, oggi finalmente c'è il sole, siamo contenti, siamo felici, abbiamo visto Sanremo, siamo contenti per Lele perché comunque ha un autore catanese, Rory Di Benedetto, che tra poco incontreremo, Lele l'abbiamo incontrato. Ah, bene. E insomma, una bella, davvero molto molto emozionato. E poi più tardi vi svelerò tantissimi altri gossip, anche perché più tardi sarò con Mara Maionchi al suo Bariston, perché dovete sapere che Mara Maionchi ha creato questo bar accanto a Nari, ce n'è un balcone dove si beve la birra, si sta lì in compagnia, si scherza, si ride, ci si diverte, e ieri sono stata con lei e oggi ci andrò di nuovo ma e sai che, prenderemo due chiacchiere. Ma sai che è bello anche come nome, così come l'ha chiamato, Bariston. Molto carino. Senti, se tu hai qualche ospite, chiaramente siamo qui a tua completa disposizione. A proposito di giovani, e parlando di giovani talenti, io sto parlando in questo momento accanto a me un esponente e un responsabile dell'area Sanremo Tour, che è un progetto che porta avanti proprio i giovani e li porta direttamente al Festival di Sanremo. Adesso mi farò chiamare Alex La Gamba, tra l'altro lui è stato braccio destro anche di Fiorella Mannoia, di Fabrizio Moro, ha curato la comunicazione fino a qualche mese fa, quindi allora, insomma è un forte, molto forte. Allora Paola, se io avessi qualche decennio in meno, sapessi cantare, sapessi suonare, se avessi voglia di andare a Sanremo, sarebbe la persona giusta, ma vedi quanti sei. Ebbene sì, e poi è una persona, adesso ve lo presento subito, Alex La Gamba, parliamo di Aria Sanremo Tour, proprio adesso che c'è la banda, e quindi sono sempre quei momenti fortunati di quando noi facciamo le dirette, perché la banda Sanremo passa quando noi facciamo le dirette, capisci? Ma questo qui non è altro che la sigla che io mi sono permesso di organizzare ad ogni tuo intervento, ci mancherebbe altro. E anche appena ho detto Alex La Gamba è arrivata la banda. Hai visto? Allora, eccolo qui, Alex, sì. Mi parla subito di Aria Sanremo Tour, mi fa conoscere un po' questo progetto, te lo passo così parlate con lui. Sì, certo. Allora, Alex, buongiorno. Benvenuto a Studio 90 Italia, grazie per farci sapere qualcosa di particolare, perché molte volte noi Sanremo, non dico lo subiamo, però ne vediamo solo ed esclusivamente una parte e non si sa alle spalle, dietro, che tipo di organizzazione c'è, e a quanto pare tu sei una persona che riesce a portare le persone a Sanremo. Sì, diciamo non io personalmente, perché io non ho questo potere magico, anzi cerco solamente di amministrare quanto più possibile, insomma, la possibilità di veicolare al meglio quello che è la comunicazione anche di questa manifestazione, che è la Sanremo Tour, che da quest'anno diciamo diventerà una delle porte per accedere a Sanremo Giovani. Il Sanremo Tour verrà comunque veicolato in varie regioni d'Italia, quindi sarà itinerante, ok? Bene. Toccando molte regioni d'Italia, quindi
dando la possibilità anche a tanti ragazzi che magari hanno difficoltà economiche negli spostamenti, invece di esibirsi davanti a, a, alla giuria, che poi comunque potrà avere la, la possibilità di decidere chi calcherà il palco di Sanremo. Quindi, questa è una gran bella cosa, anche perché andate incontro alle esigenze dei giovani, e invece di diciamo chiedere e far svenare i genitori o il nonno in questo caso, perché è la persona che più diciamo accontenta i giovani, e voi fate in modo e in maniera tale di poterli sentire nel loro habitat, nel proprio ambiente. Esatto, se loro non possono venire da noi, siamo noi che veniamo da loro. Molto bello, questo mi piace. Questo è il concetto, mi piace. Tutto questo partirà dall'anno prossimo, oppure già avete fatto qualcosa? Allora, noi abbiamo fatto già quest'anno un test, definiamolo così, perché la Sanremo Tour quest'anno ha cercato già di toccare un po' quelle che sono le regioni italiane per capire qual era il anche la risposta delle persone. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato e quindi abbiamo deciso di istituire proprio un tour itinerante italiano per portare avanti questa musica italiana, che credo l'Italia stessa ne abbia bisogno, soprattutto di nuovi talenti. Guarda, io vi faccio, noi anzi di Studio 90 Italia, vi facciamo un augurio che i vostri giovani possano poi diventare tutti big, e così si potrà avere questa grande possibilità. Grazie, un grosso in bocca al lupo. Grazie. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Oh, è arrivato, è arrivato anche Plinio. Eccoci qui. Sì, Paola, ti volevo presentare anche Plinio. Io ho un giovane che ho scoperto. Non parliamo di queste cose, non posso cantare. Plinio. Ciao Paola, come stai? Ciao Plinio, buongiorno. Bene, molto bene. Ti posso dare una dritta? Certo, i tre vincitori. Certo. Sì, i tre vincitori. No. Invece ho saputo Albano, Ron e Gigi D'Alessio. Manguno ne è passato. Bravo! Vero? Non è passato neanche uno. Come no? Se te metti come quarta Giuseppe Ferreri, apposta. Va bene. Sì. Ah, quindi sono andati fuori. Ma parleremo anche di questo, vero Paola? Sì, però volevo semplicemente dirti una cosa molto importante, perché io ieri, dopo il nostro collegamento, ho deciso di andare un po' in giro a Sanremo per cercare di capire se l'acqua nei bar si paga oppure no. Questo è importante, molto importante. Ecco, quindi, allora, vi posso dire che in un bar mi hanno fatto pagare l'acqua, ma negli altri due l'acqua non me l'hanno fatta pagare con il caffè. E allora visto che anche è una leggenda. Esatto, è una leggenda. Allora, un sondaggio su tre bar, due non hanno fatto pagare l'acqua alla nostra Paola. Col caffè, però. Col caffè, solamente uno. Col caffè. E in quello lì noi andremo con i NAS. Quello lì. Va bene, Paola? Sì. Ti renderemo giustizia. Ciao, Paola. Ciao, buon lavoro, un bacione a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Ragazzi, siamo fatti per essere folli. Siamo fatti, quindi siamo per automatici, com'è? Siamo folli sempre. No, folle la prima seconda. Per essere matti, folli. Allora, ecco perché c'è una spiegazione. Siamo fatti per essere folli, matti. Sì. Perché dove ti giri. Ma non fatti, guarda, sei fatto. No, ragazzi, chiediamo una cosa. Io mi sono fatto da solo sempre. No, ma non in questo senso. No, si dice sempre un uomo occhiaie. Sì. No, ma siamo fatti per essere folli. Significa, non è che noi siamo a folle, cioè non abbiamo una marcia per andare perché siamo fatti. Folli. Né tantomeno siamo fatti perché siamo diventati folli. E tu dici, io mi faccio in ogni caso. Che sono folli. No. Ma che fai, Coremo? Mi sta facendo male la testa. Vabbè, comunque siamo fatti della stessa materia dei sogni. Siamo fatti della stessa materia. Lo diceva il bardo. Esatto, il bardo. E in ogni caso, quando si sogna, quando tu la sera sogni, fatti una domanda, una risposta. Non di Marzullia. E quando la sera è giorno e sera, quando il parcheggio ormai è scaduto e tu dici, ma che ore sono? Ma che cos'è? E cosa quando non è più scuro di mezzanotte non può fare. E quando è mezzanotte sei molto più vicino all'alba o sei nel punto più alto della notte? E questa è la cosa che a me fa impazzire. Diciamo così? Sì. Fatevi una domanda. Datevi una risposta. E non cambiate frequenza. Mai. Perché sennò Ho capito. Sennò Gigi D'Alessio canta a casa vostra. A casa vostra. C'è chi fa piacere pure, penso. Però non tutti. Se canta per tutta la notte, no. Esatto, immagino. Non dirgli mai. Non dirgli mai. Possiamo salutare? Ciao! 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 Ciao.
Speciale Sanremo. I protagonisti, le canzoni, gli ospiti, le interviste. I collegamenti del Festival della Canzone Italiana. Su Studio 90 Italia, solo musica italiana.